pure come lei, aspettate. Realizziamo insieme questa ISPO Makeup di Kim Kardashian, perché in questo periodo ci sto completamente in fissa. Come primissima cosa ho messo il correttore sulla palpebra e ne ho messo uno proprio chiaro, è il più chiaro che ho, questo di Tarte. E tampono anche con un po' di cipria. Dopodiché, perché questo makeup mi è piaciuto così tanto? Perché è super super freddo, come potete notare, e io, essendo una winter, appunto sto bene con i makeup freddi. Quindi questa palette di Anastasia, che si chiama Sultry, è proprio perfetta. E a questo punto vado a prendere questo colore, che è un marrone grigino. In realtà questo colore ha pure un nome preciso, ma in questo momento mi sfugge proprio, non so se a voi viene. Comunque comincio a metterlo proprio sulla parte esterna dell'occhio, qui dove ce l'ha anche lei, e scontorno un po' questa parte. Ovviamente sfumo verso l'esterno. L'esterno vado anche a sfumarlo con questo marroncino super super chiaro. A parte che questi ombretti sono pazzeschi, perché si sfumano veramente in 2 secondi ed è super facile gestirli anche se non si è fenomeni del make-up. Comunque la cosa anche che mi ha fatto scoprire questa ISPO qui è che io solitamente facevo l'interno occhio shimmer, invece ho scoperto che mi piace tantissimo anche lasciarlo matte. E poi che cosa facciamo? Con il marrone un po' più scuro io vado a tracciare una riga d'eyeliner, ma molto molto sottile, che poi si nasconderà comunque con il mascara. Altra cosa mai fatta in vita mia e che ho scoperto soltanto con questa ISPO è l'amore per la matita bianca all'interno dell'occhio. Io sinceramente l'ho sempre messa nera e invece vi devo dire che anche bianca mi piace proprio tantissimo. Metto a cucinare un super super baking e nel frattempo faccio il contouring con Fenty Amber, perché è super super freddo e poi soprattutto lei ha un contouring super accentuato anche sul naso. Comunque prima di fare questo video avevo tipo super paura di ritrovarmi commenti di persone che mi dicono: ah, mo ti senti Kim Kardashian di qua di là, perché di solito vengo proprio riempita di commenti che voglio copiare questo, che voglio copiare quest'altro. E niente, volevo semplicemente specificare che io Kim Kardashian neanche la seguo, ma semplicemente mi piaceva questa ISPO Makeup e l'ho voluta rifare, tutto qua. Come blush vado ad utilizzare questo rosa super freddo di Patrick Ta, anche se vi dico la verità, per fare questo makeup avrei voluto comprare il blush di Kylie Jenner nella colorazione Winter Kissed, che è un rosa super super freddo. Il problema è che è introvabile in tutti i Douglas, perché è super virale qui su TikTok e quindi è scomparso nei negozi. È ordinabile solo online, ma vi giuro non mi va proprio di ordinare i trucchi online. Ed arriviamo finalmente al dunque, perché ieri appunto vi dicevo che ultimamente sto in fissa nel mettere il mascara anche sotto, è proprio per questo makeup, perché come potete notare lei abbonda di mascara sia sopra che sotto. Per quanto riguarda le labbra non vado ad utilizzare una rosa come lei, ma vado ad utilizzare la mia nuova preferita, ovvero la 36 di Kiko, perché ultimamente sto in fissa con questa combo e comunque è super fredda, quindi si abbina. Dentro vado con la 808 di Kylie. Detto ciò, a me questo makeup mi fa volare, mi fa proprio impazzire. Adesso metto pure come lei, aspettate. Vabbè, non sono lei, comunque fatemi sapere cosa ne pensate voi, se vi piace e se proverete a rifarlo anche voi. Ciao!